L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Someday. Alba, buongiorno. 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 Un giorno allora, triste. Veramente siamo tutti in lutto. Hai detto bene, io tra l'altro prima ero in mezzo alla strada. Mm-hmm. E non sapevo nulla, stavo facendo un'intervista. Un signore ha detto, oh, hai saputo, sai, è tipicamente romano, mm-hmm. Lucio Dalla. A me è come se mi avesse parlato di un mio parente, perché poi Lucio veramente, io lo conosco molto molto bene per tanti motivi, perché a parte che è stato un collega straordinario, ma poi era il miglior amico d'infanzia di Stefano Bonaga. Mm-hmm. Ah, e quindi però... io di Lucio so tutto dall'infanzia, perché gli amici bolognesi... che tra l'altro, peraltro, anche loro, voglio dire, hanno avuto dei destini non tutti favorevolissimi, purtroppo Massimo Osi, Sandro Berticeroni e quelli che erano del gruppo stretto degli amici di Lucio, di cui faceva parte anche Bonaga e Morandi, hanno avuto sorti meno felici. Io di Lucio posso dire che è stato quello che dicevo, non solo un artista meraviglioso, ma è stato già un bambino meraviglioso con una madre che è stata sicuramente la... l'ispiratrice di tutto il suo talento, che era una donna stranissima, che faceva la sarta, uh-huh. che aveva avuto questo figlio senza padre sostanzialmente, e che era amata follemente da... Io ho degli episodi bellissimi che sono stati raccontati, di una poeticità assoluta, raccontati da tutti gli amici appunto di Bologna. E... dicene qualcuno se... Beh, era un episodio, loro vivevano in una casa poverissima, no? E c'era la mamma di Lucio, che era una donna sempre allegra, sempre felice, gli cuciva i vestiti. La prima volta che andò a Sanremo c'era questa bellissima camicia con Dugual davanti, che gli aveva fatto lui, credo che cantasse, non mi ricordo se 4 marzo 1943 o la canzone precedente. Lei lo guardava alla televisione e gli faceva, mo che bella camicia, ma come brutto Lucio, ma guarda che bella camicia, ho fatto una così bella camicia, ma Lucio è così brutto. Cioè, era una donna di spirito enorme, avevano questa casa poverissima quando erano piccoli, e Lucio, e lei ogni tanto si divertiva a dirgli i nomi ipotetici dei padri, ma questo non è mai stato un trauma per Lucio, perché lei è stata talmente tante presente come madre, e gli ha regalato la possibilità di essere il grande artista che era. Poi non so, c'era un bagno piccolissimo in una cucina dove lei faceva la sartina, piccolissima, allora quando la gente andava in bagno si sentivano tutti i rumori, e lei faceva battete le mani, così non si sentono i rumori. Questo è il clima in cui è cresciuto Lucio Dalla, in una Bologna povera, che ha fatto di lui uno delle più grandi star poi della canzone italiana, una Bologna che sicuramente gli ha dato tanto. La vita l'ha portato a essere uno dei poeti più straordinari, con De André e altri scomparsi purtroppo della nostra canzone, tutti prematuramente, perché anche De André è morta a 59 anni e Lucio ora non so, a 4 marzo 1943, quindi Lucio non aveva neanche 70 anni. E 60 avrebbe compiuti, pensa, 69 domenica. 69 giorni. Domenica, e Lucio non arriva a 70 anni e ci regala e ci lascia le più belle poesie scritte in questo secolo, perché devo dire sono delle poesie meravigliose. C'è una canzone che vuoi ascoltare? Particolare? Ce ne sono talmente tante. Guarda, ne vorrei una in particolare. 4 marzo era la... c'è un motivo, cara. Cara, ok, quindi adesso la cerchiamo e magari la prepariamo. La ascoltiamo assieme. Angelo? No, volevo chiederti, Alba, visto che raccontavi splendidamente quella che è stata anche l'infanzia di Lucio Dalla, raccontavi anche di uno spaccato, di un'Italia che non c'è più, e proprio da questo spaccato nascevano queste grandissime poesie. È anche forse la risposta, no, alla mancanza nei momenti attuali di altri Lucio Dalla che non stanno sbocciando in questo periodo, ma parlo di Lucio Dalla parlando anche di livello culturale, non solo musicale, ecco, per non fermarsi solamente all'artista. Si fa fatica, però adesso come adesso, poesie come quelle che sono state scritte da questi poeti del Novecento, che sono stati veramente i grandi Battisti, i grandi, anche se scriveva con Mogol sostanzialmente, i grandi De André, Lucio e tutto quanto, effettivamente lasciano una voragine, non un buco, perché effettivamente se tu dici adesso, dimmi in tre parole,
Cioè, veramente fai una grande fatica. Pensate, mi viene in mente Cristicchi, ma non... cioè, come dire, perché secondo me Cristicchi è uno che va rivalutato e bisogna... forse, sai che cos'è? Il cinismo della nostra epoca fa sì che anche nelle canzoni, perché se ci pensi anche un Tiziano Ferro, d'accordo, o anche uno meraviglioso come Jovanotti, che peraltro è una persona straordinaria, ieri sera tra l'altro credo fosse in concerto a Roma... Mm-hmm. Faccio fatica a parlarvi, vi giuro adesso un tanto ti salutiamo, no, però che il concetto parlarvi, è chiaro. Tra l'altro io avrei voluto festeggiare con voi il fatto che ieri come c'è no stata la presentazione del libro, come no, e veramente mi dispiace dovervi accogliere con una notizia così brutta, veramente così brutta. Tanto Alba, ne parliamo poi domani, ovviamente a mente più fredda. Ma... parliamo della bellissima giornata, sì, di ieri. Ma io quello che voglio dire, comunque, guarda, è stato un momento straordinario. Tra l'altro domani dovremmo anticipare un filino il collegamento, ve lo chiedo in ginocchio, sì, poi ve ne parlerò dopo, perché sono in aereo, quindi sì, fino all'1 e un quarto, poi dopo purtroppo dovrò prendere un aereo. Se possiamo un po' anticipare ve lo chiedo, oppure posticipare. Comunque quello che voglio dire è che quando va via uno come Lucio, che ci lascia così improvvisamente, ci fa capire due cose. Primo, che siamo assolutamente di passaggio e che non siamo padroni del nostro destino come crediamo, quindi è inutile che ci affanniamo a perdere tempo con cattiverie, cazzate e arrabbiature che non servono assolutamente a nulla. E ora tutto ciò che resta è quello che abbiamo lasciato, cioè di Lucio la parola fine la mettiamo con le ultime immagini che abbiamo visto a Sanremo, dove, se ci pensi bene, un po' come un arcangelo, come un angelo, lui in qualche maniera lascia il suo eterno, come dire, comandamento ai giovani, no? Sì. Perché lui ha fatto questo grande gesto di lanciare un ragazzo giovane a Sanremo con un pezzo che tra l'altro secondo me era assolutamente meraviglioso, e delle poesie meravigliose che sarebbero veramente attuali, tipo Caro amico ti scrivo, perché quanto più di caro amico ancora oggi è presente, no? Perché se ci pensi, un testo che ci commuove, ci emoziona ancora oggi, soprattutto a pensare quanto poi nella vita di tutti i giorni, in ognuno di noi, io per esempio pensando a Lucio non è che lo pensavo mai o lo vedevo mai, o magari neanche lo chiamavo, mi capitava di incontrarlo, lui tra l'altro c'era finta apposta, far finta di sbagliarmi il nome, ogni volta che mi vedeva mi chiamava Ambra, oppure aspetta, Alba Rosa, vabbè, questo aspetta, tutti i grandi poi storpiano, mi piace, no, proprio. Lui era un modo suo, è proprio di un modo, sì. Alba, aspetta, mi chiamava, vabbè, non ha molta importanza, perché è importante lui, ma quando poi non ci sono più, tu veramente dici, oddio, adesso non lo potrò più vedere, Lucio che faceva parte della mia infanzia, Lucio le canzoni alla radio che mi accompagnavano al mare oppure durante l'adolescenza. Lucio con cui dei ricordi di una meravigliosa Angela in piazza vissuta insieme a Bologna. Lucio che ci ha regalato delle pagine della nostra storia migliore, riuscendo a riscrivere ancora qualcosa di poetico su un'Italia che comunque stava cambiando al peggio, tra l'altro riuscendo ancora a descrivere al meglio. Che vi devo dire, ragazzi? Ascoltiamo assieme Cara, che è la tua preferita, e poi ci riprendiamo domani, grazie, cara Alba. Grazie. Grazie a te, ascoltiamo Cara, un bacio a te. Ciao. Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare.